Ciao a tutti, appena arrivata la nuova guerriglia Royal Enfield, l'ultima nata in gamma Royal, in realtà è una roadster derivata dalla Himalayan 450 con il nuovo motore Sherpa. Moto molto interessante, molto gradevole da guidare, molto reattiva, molto pronta e una fan bike da città ideale. Moto che può essere anche un anti-scooter per come è leggera, agile, scattante anche di bassi consumi. Come tutte le Royal, moto robusta, moto costruita metallica, manutenzione facile ed economica e ottimo prodotto. Venite a provarla perché è veramente una sorpresa. Abbiamo la fortuna di avere uno dei primi esemplari consegnati in Italia. Stamattina abbiamo fatto anche provare a qualche cliente e dopo vedete anche le impressioni reali delle prime prove. Ho provato la guerriglia e io ho già un Hunter 350 e rispetto all'Hunter ha una buona accelerazione, ha un assetto leggermente più alto rispetto all'Hunter, leggera, ha una buona frenata, ha questo assetto un po' più scrambler rispetto all'Hunter, però ruote belle, più grandi, la consiglio. Molto bella, penso molto facile per la città e meglio sui rettilini come l'autostrada e la tangenziale dove si può accelerare un po' di più. Sì. Allora, le prime impressioni sono state ottime, un motore elasticissimo, già ai bassi regimi, ho notato un baricentro molto basso, quindi agilissima in città. Ho utilizzato la modalità performance e ciò nonostante anche in quarta a 30 all'ora insomma mantiene tranquillamente. Ho notato addirittura che le marce sono morbidissime, entrano anche senza tirare la frizione. Mi ha dato un'ottima impressione, è un ottimo, penso che sia un ottimo sostituto anche di uno scooter in città. Anche la frenata, sia il freno posteriore che il freno anteriore, sono molto molto morbidi, ciò nonostante insomma risponde benissimo, risponde bene sia praticamente quello anteriore che quello posteriore. No, mi ha dato un'ottima impressione, è una bella moto davvero insomma.